Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi per me è venerdì e noi abbiamo appena finito di pranzare. Oggi per pranzo ho fatto pasta con lenticchie e zucca. È la prima volta che ci metto la zucca, diciamo abbinata con le lenticchie, ed è venuta veramente, veramente buona. Comunque, mi sono sistemata un po' qui i piatti e come avete visto ho impastato perché stasera voglio fare i calzoni, quindi ho preparato l'impasto e adesso l'ho coperto e lo farò lievitare per circa 2-3 ore. Vi do la ricetta, comunque avete visto un po' la preparazione. E magari vi scrivo gli ingredienti giù in descrizione. Adesso ve li dico, però ve li lascio scritti anche giù in descrizione, così magari li trovate lì. È la prima volta che preparo questo impasto e ho aggiunto le patate, la patata bollita, una perché me ne serviva 100 grammi. Perché così verrà un pochettino più morbido l'impasto. Io di solito la patata la aggiungo quando faccio l'impasto della focaccia e viene buonissimo. E quindi voglio provare anche per l'impasto dei calzoni. In Calabria li chiamiamo calzoni, non so dalle altre parti se si chiamano in modo diverso. Comunque poi stasera quando li farò ve li farò vedere. Allora, qui ho l'impasto che sono andata a coprirlo, adesso lo faccio lievitare come vi dicevo per 2-3 ore. Allora, come prima cosa ho aggiunto l'acqua tiepida 250 ml. Poi ho sciolto dentro l'acqua 8 g di lievito di birra, quello fresco, e un cucchiaino di zucchero. Poi ho aggiunto tutta la farina, 520 g, la patata, ovviamente cotta, lasciata raffreddare, 100 g, e 50 g di olio d'oliva e 15 g di sale che ho aggiunto alla fine, ecco. E poi ho impastato il tutto prima dentro la ciotola e poi qui. E adesso niente, lo farò lievitare e poi vi farò vedere anche tutto il procedimento dopo. E gli ingredienti ve li scrivo giù in descrizione così ce li avete e vediamo come verrà. Io impasto sempre a mano, diciamo che a parte che non ho niente per impastare perché la planetaria non l'ho mai comprata, proprio perché mi piace impastare a mano. Mi piace molto. Poi comunque la soddisfazione di fare un impasto a mano è tutta un'altra cosa. E quindi non l'ho mai presa questa planetaria, un po' per lo spazio, un po' proprio perché appunto mi piace cucinare, quindi impastare proprio a mano e non l'ho mai presa. Però in futuro chi lo sa, magari la prenderò. Però per adesso non, sinceramente non ne trovo il bisogno, faccio tutto io. Comunque oggi sto aspettando un pacco perché purtroppo si è rotto una cosa nella lavastoviglie, il cosino dove va il detersivo. E praticamente che cosa è successo? Ho fatto un lavaggio come ogni giorno, ogni sera lo faccio, e mi sono accorta che la mattina non si è aperto per prendersi il sapone. Sapete che di solito nella lavastoviglie si apre in automatico. Niente, non si è aperto, è rimasto tutto il detersivo lì. E praticamente la lavastoviglie ha lavato solo con l'acqua, quindi c'è qualche problemino nel portasapone, diciamo, perché poi l'ho detto a mio marito, abbiamo fatto altre prove e niente, non si apre. Adesso ve lo faccio vedere così capite meglio. Intendo questo qui va il brillantante, qui il detersivo. Io di solito utilizzo le Tabs. Comunque niente, quando poi lo vado a chiudere si dovrebbe aprire in automatico durante il lavaggio e non si apre. Quindi dovrebbe arrivare oggi e speriamo di risolvere, lo cambierà mio marito e dovrebbe essere una cosa semplice come ha detto lui, quindi speriamo così risolviamo questa cosa perché durante queste sere sto lavando senza brillantante, ovviamente, e la Tabs la butto direttamente in lavastoviglie, anche se non è il massimo perché la lavastoviglie come prima cosa fa un lavaggio con l'acqua, quindi un pochettino si va a sciogliere il detersivo e quindi non è proprio il massimo, ovviamente si deve mettere nel suo cosino e così fa tutto perfetto, quindi vediamo di sistemarlo. E così in casa
casa ce n'è sempre una, praticamente non si finisce mai. Comunque, domani dobbiamo andare a fare la morfologica. Non vedo l'ora, abbiamo l'appuntamento domani mattina alle 10:20 e dobbiamo partire molto prima perché è un pochettino lontano perché purtroppo non ho trovato posti vicini, vicino a noi e quindi ci vuole il tempo per arrivare e partiremo prima. Non ho trovato posti qui vicino perché non so se anche nelle altre regioni, però qui in Emilia-Romagna la morfologica si può fare gratis, basta fare l'impegnativa dalla dottoressa e si può fare gratis, quindi era veramente strapieno e non ho trovato niente. Ovviamente ho prenotato molto tempo fa, però lo stesso. Durante questo tempo ho cercato di vedere se magari c'era qualche posto libero più vicino, ma niente. E poi sapete che si deve fare per forza in queste settimane precise la morfologica, quindi niente, la faremo domani. Per fortuna che ho trovato quel posto e non vedo l'ora di andare. Non vi nego che ho un pochettino d'ansia perché ovviamente spero che sia tutto a posto, però non vedo l'ora di farla, ecco, toglierci questo pensiero, anche se secondo me sarà un'ecografia bellissima perché praticamente vedremo la bimba per 20-30 minuti sicuramente perché è un'ecografia lunga e quindi la vedremo per un bel po' di tempo. Comunque adesso mi sistemo un po' qui tutta la cucina e ci vediamo dopo. Stamattina c'era una nebbia proprio fitta, un vento, invece adesso un cielo sereno, è uscito un sole super bellissimo. E, che vi volevo dire, per quanto riguarda la farina, mi avete dato un sacco di consigli e mi avete detto di tenerla in estate, soprattutto magari in frigo oppure in freezer. E per evitare appunto che si formino gli insettini, se avete visto lo scorso video, purtroppo ho trovato degli insettini nella farina perché quest'estate non l'ho praticamente utilizzata, cioè l'ho utilizzata pochissimo e quindi ho trovato questi insettini. E infatti mi sa che il prossimo anno in estate, se avrò della farina, che utilizzerò poco, la metterò in frigo magari o in freezer, vediamo. Così almeno sono sicura che si mantiene bene, quindi vi ringrazio per tutti i consigli. Allora, ho fatto il primo calzone, eccolo qua,
E, come avete visto, ho preso un pezzettino di impasto, ho fatto un cerchio con il mattarello, ho aggiunto al centro il sugo. Il sugo è questo qui, sono andata a condirlo con olio, sale e origano. E poi ho aggiunto anche il prosciutto cotto e la mozzarella, tutto al centro, e ho chiuso così. Continuo a formare tutti i calzoni e poi li metto su una teglia e li faccio lievitare in forno spento con luce accesa per circa 40 minuti. Allora, ecco qui i calzoni si sono lievitati, qui ce ne sono altri due che qua non sono entrati. Li farò cotti al forno a 250 gradi, forno ventilato per 15-20 minuti. Comunque, poi sono andata a spennellare la superficie una volta lievitati con il sugo di pomodoro che mi è avanzato. Non so se ho fatto bene o ho fatto male, dato che è la prima volta che li faccio così, vi farò sapere dopo, perché in caso cioè, li avrei po anche potuti spennellare con uovo e latte, con tuorlo e latte, però ho voluto provare così col sugo di pomodoro, poi vi farò sapere. Allora, eccoli pronti. Diciamo che dalla vista non sono bellissimi perché il sugo si è un pochettino bruciato. La ricetta diceva di spennellarli col sugo. Io ho voluto provare, però la prossima volta, e anzi vi consiglio anche a voi, di spennellarli con un tuorlo con un po' di latte, perché così alcune parti si bruciano dove c'era più sugo di pomodoro. E quindi e poi esteticamente non sono bellissimi. Comunque adesso ne taglio uno e vi faccio vedere l'interno. Allora, all'interno sono venuti perfetti. Qui devono essere, diciamo, vuoti, quindi non ci deve essere troppo impasto. Comunque adesso li assaggeremo e poi vi faccio sapere. L'unica cosa, io nel forno li ho lasciati per 10 minuti. La ricetta che ho seguito diceva 15-20 minuti, però e nel mio forno sono bastati solamente 10 minuti. Allora, eccomi qua, è il giorno dopo e siamo rientrati a casa da un po', oggi è stata una giornata lunghissima, nel senso siamo stati fuori tutta la giornata e siamo partiti da casa
Stamattina alle 7:30 e siamo andati a fare la morfologica e poi siamo andati a fare un giro al centro commerciale e per pranzo abbiamo mangiato una pizza lì. Comunque la morfologica è andata bene, tutto perfetto, sono più sollevata, ecco. Ovviamente un po' di pensiero c'era. Sapevo che è una bellissima ecografia, infatti è stata veramente bellissima perché l'abbiamo vista per 20 minuti e comunque hanno controllato tutto e tutto bene. L'unica cosa adesso è podalica, quindi però cioè, mi ha detto che comunque ancora manca tempo, quindi può essere che si sposta, cioè sicuramente si sposta, però per adesso è podalica. Però vabbè, non fa niente, comunque alla fine è andato tutto bene, non c'era neanche tanta fila, quindi abbiamo dovuto aspettare poco, abbiamo fatto subito. E niente, quindi siamo felicissimi davvero. Comunque, siamo andati poi al centro commerciale, come vi dicevo, e da Ikea ho preso due cose per la camera da letto, però ve li mostrerò nel prossimo video perché altrimenti, cioè, oggi è sabato, devo ancora finire il montaggio, poi domani lo devo pubblicare, quindi sì, dato che queste cose le dobbiamo aprire un po', vedere come stanno, ve le faccio vedere poi nel prossimo video. Comunque era già pieno di cose di Natale anche da Ikea, ma poi ritornerò e farò sicuramente qualche ripresa poi per il periodo di Natale. Per quanto riguarda invece i calzoni, erano veramente, veramente buonissimi, ottimi davvero, quindi ve la consiglio quella ricetta, io penso che li rifarò perché sono venuti buonissimi. Stasera ne abbiamo altri, quindi non devo neanche cucinare. Poi da Ikea per la colazione di domani abbiamo preso due cinnamon roll, così abbiamo anche la colazione. Io non li ho mai assaggiati, adesso ve li faccio vedere. Allora, eccoli qua. Cioè, lasciano un profumo di cannella quando apro questo. Veramente buonissimo. Poi io amo la cannella, mi piace. Sembrano buonissimi. Domani mattina faremo colazione con questi. Comunque io adesso chiudo qua questo video, vi saluto, vi mando un bacione grandissimo. Ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video, così vi faccio vedere le cose che ho preso da Ikea. E se vi va, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Ciao!